Io 5 anni fa, quando entrai in Parlamento, ingenuamente mi sbagliavo, credevo, no, che vi fossero tanti ladri. Per carità, dei disonesti li abbiamo assolutamente trovati, alcuni sono stati arrestati, è inutile pure nominarli, lo sapete perfettamente. Ma io ho capito in questi anni che ancor peggiore della disonestà è il politico onesto che, pur di mantenere quei privilegi, quella poltrona, quello status, accetta di sedersi di fianco magari a un tizio che ha pagato Cosa Nostra. Questo è da scardinare. E oggi lo dico ai cittadini che legittimamente un tempo hanno creduto in quel partito, appunto, che si chiama Partito Democratico, che oggi votare PD significa votare Berlusconi. Quando io l'altro ieri sono andato a Rignano sull'Arno, ci sono arrivato lì a casa Renzi, ieri a Laterina, e ho pensato: qua ho sbagliato qualcosa. Io per oppormi a questo Partito Democratico sarei dovuto andare 2 o 3 volte ad Arcore, questo avrei dovuto fare. Ora aspetta soltanto a noi partecipare, non lasciarci distrarre anche da una distrazione mediatica che fondamentalmente ha come obiettivo la divisione del popolo italiano.